Bene, fratelli, vogliamo iniziare a parlare, a riflettere, a fare delle riflessioni. Il momento che si sta vivendo in Italia non è il momento delle migliori, non è un momento bello. La stessa Chiesa, non solo la nostra Chiesa, è un'emergenza davvero unica nel suo genere. Che io abbia memoria, non ricordo in vita mia una cosa del genere, quindi devo dirvi che anch'io inizialmente devo confessare che mi sembrava una cosa superficiale, invece sta diventando un'emergenza globale, coinvolge ovviamente ogni essere umano qui in Italia, ma anche a quando si sta scoprendo anche in tutto il mondo. Quindi questa è un'emergenza davvero unica nel suo genere. Come dobbiamo affrontarla questa emergenza? A cosa dobbiamo fare più attenzione durante questo periodo di emergenza? Ora, un momento direi alquanto particolare. Sto parlando della chiesa di Antiochia, quindi non è la chiesa di Vasto, non è la chiesa di Valenzano, non è la chiesa di Lanciano, i credenti della Sicilia, quello che sia. Ma una chiesa che si trovava ad Antiochia. Questa era una piccola chiesa, una piccola realtà, ma era una chiesa attiva, era una chiesa piena di vita, quindi è importante essere una chiesa non tanto sulla carta, ma nella realtà, cioè una chiesa che seguiva veramente il Signore. E i credenti di Antiochia si sentivano motivati a dare generosamente perché avevano a cuore i bisogni delle altre persone, quindi avevano cura dei bisogni altrui, avevano, dice la scrittura, un cuore importante, spiritualmente alte. Sicuramente una chiesa così va ostacolata, una chiesa così va fermata. Come? E nel contesto di questo testo biblico che fra poco andremo a leggere insieme, questa chiesa viene ostacolata con la persecuzione. In realtà la persecuzione era cessata da qualche tempo, ma in questo momento riprende più intensamente la persecuzione. Era iniziata per opera delle autorità religiose, inizialmente erano i religiosi che contrastavano la Chiesa nascente, e poi questa persecuzione è stata continuata dal popolo e poi viene ripresa anche da quello che è il potere civile. Infatti Erode il Grande, il tetrarca, scatena questa persecuzione. Quindi sto parlando di Atti, se volete leggere insieme a me. Leggiamo questo brano in Atti, capitolo 12, quindi se prendete questo brano, se avete le Bibbie, spero, davanti a voi, possiamo leggere insieme questi versetti e poi tireremo alcuni insegnamenti per noi, anche per il periodo che stiamo vivendo. Ok, allora leggo io ovviamente, così voi potete seguire la lettura. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di quattro picchetti, di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: "Alzati presto!" E le catene gli caddero dalle mani.
L'angelo disse: vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Quando ebbe bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli che dissero: tu sei pazza, ma ella insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano: è suo angelo. Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Bene, fin qui la lettura è davvero una grande gioia. Poter leggere questi brani, e grazie a Dio lo Spirito Santo ce li ha lasciati nella sua parola, è straordinario. Quindi stavo dicendo che quando una chiesa è funzionante, quando una chiesa è viva, una chiesa è attiva, naturalmente questa chiesa è sotto il mirino del nemico, se posso usare questo termine, e quindi va ostacolata. In questo contesto Erode inizia a scatenare questa persecuzione. Se vedete il versetto 1, dice proprio così: in quel periodo Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa. Quindi Erode scatena questa persecuzione, ma notate i motivi, guardate i motivi, il versetto 3, se vedete, vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Capite i motivi? Alcune volte le persone prendono piacere quando si fanno delle cose, e se la maggior parte delle persone le apprezza, loro si gasano e continuano a Erode. Ma Erode, una cosa, non è che ha fatto restare soltanto Pietro, ma fa morire Giacomo, figlio di Zebedeo. Non so se vi ricordate che era Giacomo. Giacomo era fratello di Giovanni. Erode fa morire Giacomo, figlio di Zebedeo, quindi stiamo parlando del fratello di Giovanni. Questa è una prova del fatto che Giacomo, che è rimasto a Gerusalemme, era attivo, era un uomo di Dio attivo, e Giacomo, fratello di Giovanni, che è stato purtroppo ucciso, fatto morire da Erode, ha svolto un ruolo veramente importante. Quindi l'Apostolo Pietro, in questo contesto, Giacomo viene fatto uccidere, mentre l'Apostolo Pietro viene gettato in prigione per far piacere ai giudei, ed era ben sorvegliato. Se vedete il versetto 4, dice: dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidando alla la custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, cioè era una sorveglianza non indifferente, di un certo livello. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di molto forte, devastante. Poi iniziano a fare arrestare anche Pietro, e quindi questa è una situazione molto difficile, molto dura. A noi oggi, quando si soffre, forse per una malattia, per qualcosa che non è secondo il nostro modo di vedere, quindi stiamo soffrendo, quindi quando ci sono problematiche, problemi di lavoro, problemi in famiglia, problemi di qualsiasi natura, economica, problemi anche spirituali, problemi di salute,
Quando ci sono tutte queste cose, il Signore ci chiama a fare cosa? A pregare. Infatti questa riflessione si intitola Chiamati a pregare. Qualcuno sta male? O è in crisi spirituale? O si è perseguitati? Tutti questi motivi, secondo la scrittura, ci chiamano alla preghiera. Noi non sappiamo perché Dio permise che Giacomo morisse e Pietro venisse miracolosamente salvato. Non lo sappiamo. Non possiamo riuscire a capire, non riusciremo mai a capire appieno gli eventi della vita. Non riusciamo a capirlo. Io non ho le risposte perché Giacomo muore e Pietro viene liberato. Quindi vi ricordate, insomma, Giacomo fu ucciso da Erode. Vi ricordate a proposito di questo, di questi due discepoli, Giacomo e Giovanni, che erano fratelli, erano due dei 12 discepoli che per primi seguirono Gesù. Vi ricordate l'episodio che li coinvolse a tutti e due i fratelli, Giacomo e Giovanni, perché volevano il riconoscimento particolare del regno di Gesù? Vi ricordate in Marco capitolo 10, dove Gesù ha risposto quando gli hanno chiesto di sedere una a destra, l'altra alla sinistra? Gesù ha risposto chiedendo se fossero stati in grado di soffrire come lui. Vi ricordate questo episodio? E Giacomo e Giovanni veramente soffrirono, realmente soffrirono, se ci pensate un attimo. Giacomo fu ucciso, come stiamo vedendo adesso qui in Atti, da Erode, e Giovanni fu esiliato, poi chiaramente morì lì. Ora, forse una domanda che qualcuno si potrebbe fare è questa: perché Dio permise che Giacomo morisse mentre miracolosamente salvò Pietro? Questa è una buona domanda, devo dire. Posso dire che la vita è piena di domande difficili come questa. Cosa devo dirvi? Per esempio, potrei rispondere e dire: come mai un bambino nasce portatore di handicap, mentre un altro bambino è un potenziale atleta? Anche questa è un'altra domanda. Quindi queste sono domande a cui non possiamo dare una risposta su questa terra realmente, perché non riusciamo a vedere tutto ciò che vede Dio. Sappiamo che Dio ha scelto di permettere il male in questo mondo per un certo periodo di tempo. Questo lo sappiamo ed è scritto nella sua scrittura, ma possiamo confidare anche nella sua sovranità, perché ha promesso che un giorno distruggerà il male. Questa promessa viene fuori in Apocalisse 21, versetto 4. Quindi non possiamo vedere tutta la nostra sofferenza, se tale è, primo per insegnarci l'ubbidienza, perché attraverso la sofferenza noi, proprio oggi dicevo a questa mia cugina, che spero ci sta seguendo questo studio, non dobbiamo, quando soffriamo, non dobbiamo chiedere perché a me, ma cosa vuoi dirmi, Signore? Questa è la giusta domanda da fare. Cosa vuoi dirmi attraverso questa malattia, attraverso questa sofferenza, attraverso questa prova? E il Signore, nelle sofferenze, nella prova, vuole insegnarci ad essere sottomessi, ad essere ubbidienti, vuole renderci forti e vuole che noi portiamo gloria a Lui. Bene, detto questo, torniamo a noi. Quindi noi non sappiamo perché Dio permise che Giacomo morisse, ma possiamo confidare, come dicevamo, nella sovranità. Comunque, una cosa è chiara: quando, che si sta espandendo, sto parlando di pandemia perché si sta espandendo in tante nazioni e probabilmente tutto il mondo sarà infettato. Quindi quando ci troviamo in mezzo a queste situazioni, ai conflitti o a qualcuno che ci perseguita, facciamo di tutto, fratelli che state ascoltando, facciamo di tutto per inserire il ma del versetto 5. Guardate che straordinario ma c'è nel versetto 5. Può andare tutto storto, può esserci una pandemia, ci può essere tutto quello che c'è, ma ci deve essere questo ma.
guardate il versetto 5, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma se potete, adesso io non vi ascolto, però se avevamo l'altro strumento Zoom avremmo potuto sentire, ma ditelo con me, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Guardate, noi possiamo vivere un momento più difficile della nostra vita, sia a livello individuale, sia a livello familiare, sia a livello regionale, nazionale, mondiale. Noi possiamo vivere tutte le difficoltà di questo mondo, ma cerchiamo di far inserire questo ma che si trova nel versetto 5, perché il piano di Erode era quello di uccidere Pietro. Aveva già ucciso Giacomo, ma c'è questo ma, c'è questo ma che si frappone tra il piano diabolico di Erode, tra la vita spirituale della Chiesa. Ma i credenti stavano pregando per la sua liberazione, capite? Cioè, noi quando viviamo un momento difficile, questo momento difficile deve scuotere le nostre anime, il nostro cuore, i nostri interessi. Dobbiamo rivolgere lo sguardo a qualcos'altro, o meglio ancora, da qualcos'altro a qualcun altro che è il nostro Signore. Quindi, quando ci sono problemi, e noi stiamo vivendo un problema generale dove tutti siamo coinvolti, ci deve far entrare, dobbiamo far entrare questo ma del versetto 5, ma i credenti, qua dice, il testo dice, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Quindi, fervide preghiere, questo è straordinario, è qualcosa di meraviglioso, quindi non erano scandalizzati, non erano depressi, non erano lì che si incontravano, c'era un problema, uno dei leader della Chiesa era stato ucciso, un altro leader importante della Chiesa era stato arrestato, prossimo ad essere ucciso, la Chiesa cosa fa? Piange, sì, probabilmente alcuni piangevano, ma pregavano, c'è questo ma, è questo ma che fa la differenza. Se noi non avessimo questo ma in questo testo biblico, la storia sarebbe completamente diversa. Quindi dalla parola di Dio scopriamo che la preghiera può cambiare il corso degli eventi e anche gli atteggiamenti, perché se non fosse stato per questo ma, per queste preghiere fervide, Pietro non sarebbe stato probabilmente liberato. Perciò, fratelli, sorelle, siamo chiamati a pregare spesso e anche con fiducia. Forse dobbiamo confessare che le nostre preghiere sono un po' preghiere religiose, preghiere di routine. Preghiamo per la colazione, preghiamo per il pranzo, preghiamo per la cena, preghiamo magari per un problema, preghiamo prima di andare a dormire, ma forse dobbiamo imparare a piegare le ginocchia. Questo è un momento difficile, planetario, è nazionale, ma diventerà planetario fra qualche giorno, perché le notizie si aggravano di giorno in giorno, gli infettati crescono, i morti aumentano, le situazioni sono veramente difficili, ma noi siamo chiamati a pregare spesso, a pregare con un obiettivo. Noi non dimentichiamo che come Chiesa desideriamo un risveglio, ma il risveglio avviene come? Con la preghiera. E con le difficoltà, con l'angoscia, come abbiamo visto quel video ieri sul nostro gruppo. Quindi siamo chiamati a pregare spesso, siamo chiamati a pregare con fiducia. E dal racconto notiamo ci sono almeno quattro elementi importanti sulla preghiera in questo brano che abbiamo letto. Innanzitutto, il motivo che ci spinge a pregare. Per esempio, si capisce bene dal testo, i motivi erano molto semplici. Erode stava maltrattando la Chiesa. Ha fatto uccidere Giacomo, ha fatto arrestare Pietro, c'erano dei motivi validi, quindi ci sono questi elementi importanti. Quindi il primo momento, il primo motivo, il primo elemento importante è il motivo che ci spinge a pregare. E se vogliamo fare un'applicazione al giorno d'oggi, chiaramente qui abbiamo persone nella nostra chiesa che soffrono. Quando c'è una sofferenza, quando c'è un fratello, una sorella, una persona ammalata gravemente che sta lottando per la vita,
questo è un motivo che ci chiama, che ci deve spingere come fase di circostanza. Ma in realtà non, realmente poi non arriviamo a casa e ci mettiamo in preghiera, purtroppo. Quindi questo brano ci fa capire quanto è importante il motivo che ci spinge a pregare. Quindi quando una persona soffre, quando una nazione soffre, come la nostra Italia, questo vuol dire che è una spinta, cioè Dio ci sta spingendo alla preghiera, fratelli, alla preghiera. Questa è che dobbiamo capire fortemente. Io sono contento che questa sera possiamo avere questo incontro tutti insieme e davvero ci mettiamo davanti a Dio e forse battiamoci il petto come faceva quel pubblicano, perché dobbiamo riconoscere le nostre carenze, le nostre mancanze, e sulla preghiera io che vi parlo sono il primo a essere mancante. Però capisco che la parola ci sta dicendo, ci sta tracciando una linea, una strada. Se questa è una situazione difficile, se questo momento particolare della tua vita, forse individualmente, forse come famiglia, ma aggiungiamo come chiesa, aggiungiamo come nazione, questo è un motivo valido che ci spinge a pregare. Siete d'accordo, fratelli? Sì, spero di sì, spero di sì. Comunque dicevo, se avete domande, poi ne possiamo, potete fare qualche domanda alla conclusione di questa riflessione. Un secondo elemento importante sulla preghiera, quindi il primo è il motivo che ci spinge a pregare, il secondo momento o elemento, scusate, importante sulla preghiera è l'azione del credente. Ci sono dei motivi validi. Io penso che questo momento, questo periodo che noi stiamo attraversando come italiani, ma anche come credenti, è un motivo valido che ci spinge a pregare. Ma la mia azione adesso qual è? Come deve essere? E c'è l'altro elemento che ci dà questo brano, e questo, l'azione del credente, lo vediamo nel versetto 5. Qual è l'azione del credente? Preghiere addormentate? Preghiere di routine? Preghiere di circostanza? No, fratelli. Qui il testo dice fervide preghiere, cioè fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa, cioè, ora fervide, questa è la chiamata alla preghiera, quando c'è qualcosa che non quadra nella nostra vita, quando c'è qualcosa che non quadra nella famiglia, nella Chiesa, sia per la salute, sia in questa circostanza di questa pandemia che stiamo vivendo come italiani e non solo, qual è la nostra azione? Dobbiamo iniziare ad avere il callo. Sapete, quando io suonavo la chitarra avevo il callo qui sui miei polpastrelli. Questo callo mi aiutava a far uscire un suono armonioso sulla chitarra. Ebbene, se vogliamo essere uomini di Dio, uomini e donne di preghiera, facciamo delle preghiere, ma quelle preghiere che si chiamano preghiere fervide, se vogliamo essere così dovremmo avere il callo alle nostre ginocchia. Questa è la chiamata alla preghiera. Noi siamo chiamati, Dio ci fa vivere situazioni particolari, non abbiamo delle risposte a tutte le situazioni, però Lui ci spinge, ci dà un motivo per pregare e poi ci dice come dobbiamo pregare. Ci dice di pregare con fervide preghiere. Poi c'è però un quarto elemento importante sulla preghiera che vediamo in questo brano, dai versetti 7 a 16, c'è l'azione di Dio. Se vedete, come abbiamo letto prima, l'azione di Dio non arriva mai in ritardo, perché noi abbiamo i nostri tempi, Dio ha i suoi tempi, ma Dio quando fa una cosa non arriva mai in ritardo. Ecco il motivo per cui noi dobbiamo metterci in preghiera e pregare fervidamente, quindi non arriva mai in ritardo, e infatti in questo contesto di questo brano Dio apre le porte quando nella Chiesa c'è l'unità. E se vedete il versetto 12, dice qua, di questo capitolo che abbiamo letto, egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti. Che facevano? Chiacchieravano? No. Erano riuniti in preghiera. C'è una circostanza difficile.
avevano capito che Erode ce l'aveva con loro, avevano capito che questi maltrattamenti erano un compartimento spirituale. Che cosa facciamo? Ci riuniamo per pregare. Questa unità spinge, se da un lato le circostanze avverse ci spingono a pregare, l'unità della Chiesa che prega spinge Dio ad agire. Questo è qualcosa di straordinario che solo Dio può fare. Non ditemi perché avviene questo, ma io so che quando c'è la preghiera, una Chiesa unita che prega fervidamente, Dio agisce in un modo speciale. Quindi Dio risponde alle preghiere. In questo contesto ha usato i suoi angeli, insomma questi angeli che sono andati ad aprire i cancelli, a liberare Pietro e tutti coloro che erano con lui. Quindi è interessante che il Signore è pronto a proteggerci. La protezione divina appare nel brano qui in tre aspetti, se ci fate caso. Innanzitutto nel versetto 7 la protezione divina viene manifestata attraverso la liberazione di Pietro. Cioè la Chiesa unita, che pregava in modo fervido, agisce, Dio ascolta questa preghiera e libera Pietro in un modo miracoloso, inaspettato. E seconda cosa, secondo aspetto, nella protezione divina, le guardie, se ci fate caso, non l'abbiamo letto, ma le guardie che si beffavano di Pietro, le guardie che ingiuriavano Pietro, furono sterminate perché indirettamente si stavano beffando di Dio. Se vedete insieme a me il versetto 18, sempre di questo brano che però non l'abbiamo letto prima, dice: fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Vedete? Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Quindi il Signore è pronto a proteggerci. In questo brano ovviamente praticamente lo fa con gli angeli, lo fa in modo che queste persone che si prendevano gioco della fede, dell'Evangelo o di Pietro hanno avuto quello che meritavano, ma poi anche nella morte di Erode. Erode era il numero uno, il nemico numero uno della Chiesa, era lui che aveva acceso questa scintilla per la persecuzione, per maltrattare i credenti. E l'altra protezione divina è che Erode muore, perché l'altro aspetto, la protezione divina appare nel brano in questo aspetto, che è la morte di Erode, cioè l'angelo colpisce il bestemmiatore. Guardate il versetto 23, dice così: in quell'istante, perché lui si è innalzato, dice il versetto 22, e il popolo acclamava voce di un Dio, non di un uomo, cioè avevano innalzato Erode come un Dio. Il versetto 23 dice: in quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato la gloria a Dio e roso dai vermi. Muore, diciamo, il numero uno che ce l'aveva con i credenti, ce l'aveva con la Chiesa, un nemico, un grande nemico. Quindi qui la colpa del re era quello di accettare senza protestare un linguaggio che si addice soltanto a Dio, versetto 22. Ora, andando, ancora avviandoci verso la conclusione, in tutto ciò possiamo notare due grandi risultati. Innanzitutto notiamo una Chiesa vittoriosa. Quei pochi credenti scoprono l'arma della preghiera. Guardate il versetto 24. Dice così: intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Allora, fermiamoci un attimo. Abbiamo iniziato questa riflessione con problemi seri per la Chiesa. Abbiamo iniziato a dire che Erode maltrattava la Chiesa. Abbiamo iniziato a dire che purtroppo una colonna della Chiesa, che era Giacomo, è stato fatto morire. Abbiamo detto che Pietro, un'altra colonna, viene arrestato per poi essere di nuovo processato e ammazzato. E invece qui stiamo leggendo che in tutta questa situazione difficile la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. È qualcosa di particolare. Cioè, quei pochi credenti si moltiplicarono, addirittura produssero dei missionari, e pensare che tutto ciò cominciò con la persecuzione e con la chiamata a pregare.
capite? Cioè, quando c'è una situazione difficile, non è tutto perduto, è lì che dobbiamo puntare, nei momenti difficili che dobbiamo piegare le ginocchia, nei momenti particolari che noi dobbiamo davvero mostrare, non chi siamo noi, perché noi non siamo nessuno, ma dobbiamo mostrare chi è. Il Vangelo, fosse anche la peggior persecuzione, ma i tiranni muoiono. Gli apostoli, i missionari vengono uccisi, vengono calunniati, c'è di tutto. Può succedere quello che sta succedendo, che molti forse moriranno attraverso questo virus, ma una cosa è importante, tutto passa, ma la parola di Dio continua ad agire. Questo è quello che, a cui noi dobbiamo guardare, perché la persecuzione, il virus, non può arrestare il processo del Vangelo, non può arrestare l'avanzamento del Regno di Dio. Quindi, però, in tutto questo, quando la Chiesa è adagiata a vivere una vita ordinaria di tutti i giorni e non guarda al di là del proprio naso, una Chiesa è destinata a morire. Ma una Chiesa che viene scossa dalle fondamenta quando c'è qualcosa che non va, tipo questo periodo, noi siamo chiamati a pregare. E non dobbiamo guardare la nostra salute, noi dobbiamo guardare l'avanzamento del Regno di Dio, noi dobbiamo guardare che la parola di Dio deve avanzare, deve progredire. Il Vangelo deve arrivare dove ancora non è arrivato. Il Vangelo deve arrivare a quelle persone che ancora non hanno ascoltato il Vangelo. Quindi non sarà nemmeno ovviamente un virus quasi invisibile a distruggere o comunque a fermare l'avanzamento del Regno di Dio, l'avanzamento della Chiesa e del Vangelo. Anzi, con la persecuzione, con le ristrettezze che stiamo vivendo, probabilmente l'Evangelo ne ha tratto sempre un vantaggio nel passato, ne trarrà un vantaggio anche nel presente. Quindi questa è una cosa a cui noi dobbiamo davvero fare mente locale. Perché sta succedendo tutto quello che sta succedendo? Come mai? E allora dobbiamo chiederci cosa io sono chiamato a fare. Quindi, fratelli, io adesso leggo, se avete delle domande, io mi fermo, poi magari concludo con una preghiera fra poco.